Parkour! Leggo l'ultimissima mail e ci sono. Ok, ci sono! Eccomi! Voglio farvi un dispetto però prima di iniziare, così. Perché mi va. Allora, inizio subito a leggere le resub. Però nel frattempo vi tengo soltanto emoticon, tranne i VIP e i moderatori che sono esenti dalle cose. Grazie colonnello, non lo so, stavate secchiellando un sacco, mi sono triggerato, ho detto sai che c'è, alla prossima ci saranno delle conseguenze. Allora, non gravi, tranquilla, mi va piacerissimo che secchiellate in giro. Ammetto che leggervi in pre-live è il mio piacere piccolino e segretino, perché mi sembra di spiarvi tipo da dietro le quinte, tipo chissà cosa scriveranno, magari che faccio schifo, non sapranno mai che li ho letti, ah. Però non lo scrivete mai perché siete carini. Grazie mille. 1, 2, 3, 5 mesi, buongiornissimo, siamo carichissimi. Cryus che regala una sabba ad Amish, Spirits che regala una sabba ad Arbiter, Gabri che si regala una sabba da solo su Spotify un po' troppo, che fa 32 mesi, dice ah, Cryus fai la sub per col tier 2 per 21 mesi, grazie mille Cryus, è una settimana che mi dice anniversario abbonamento, vediamo se stavolta parte, grazie mille del tuo tier, sono veramente onorata, grazie mille. Arbiter invece regala, oh, regala la sub a Totalinotta Ariana Grande bot, mannaggina, vabbè dai. Amish, grazie mille dei 300 bits. E, bentornato, ho letto il tuo messaggio, bentornato. STN Salva, grazie dei 21 mesi col Prime. Spirits, grazie di aver regalato una sabba ad Alessia. Ed Elion Brosco, bentornato per il 33esimo mese, dica 33. Allora, guarda, guarda quante persone sto scrivendo. Allora, senza che possiate parlare a parte i VIP, ditemi un po' amici, come va? Come state? Io sono stato tanto così da farti togliere il VIP, non è vero, non hai fatto niente, vai tranquillo. Possiamo tenerla più spesso, vediamo se riesco a capire come state. Din sta molto bene, Stansalva sta a ciliegia, Colonel Mustard, no, caldo, ti ama la birra. No, Price Triste è arrabbiato, alcuni ci pensano, quanto arrabbiati. Ma quelli che scrivono Bonke perché le hanno prese? È così che va? Le avete prese dalla vita? Perché se così anche... Oh, lei dove sta? Guarda che belli! Ci sono Schio e il cugino! Wow! Due tier! Grazie mille! Due tier! Secondo tier! Tier livello 2! Per Schio! 17 mesi! Siamo 17! Quindi per Scaramanzia non aggiungo altro! Grazie mille! Grazie del tuo tier! Bentornatissimo! E il cugino! 3 anni! Vecchio come la tazza del Milan che è di là in cucina! Grazie mille Dexter che regala una sub ad Andrea Malvasi, grazie mille ragazzi, tutte queste sub regalate. Direi che ho visto che state bene, ci pensi, però sei un po' triste, Kamikal. Moses sta come gatto dentro una maglietta. Vedo che alcuni stanno bene, alcuni stanno male, adoro quando ci esprimiamo emoticon, però vi ridò la possibilità di parlare, dai, è stato un bel esperimento. È sopravvissuta la tazza del Milan al trasloco. Sto molto bene, grazie. grazie minchie. Cichi per fissa, cichi per spia. Libertà! Adesso potete dire quello che volete. Vai, fatelo adesso. Perché io vi dirò che oggi devo finire un po' prima, perché devo andare a fare la spesina. Quindi non posso andare avanti tipo fino alle 8, perché poi mi chiudo il supermercato. Quindi farò purtroppo per forza fino alle... 7. E Jaytaz livello 3, tier 3, 15 mesi, libertà. Io vi ricordo, a proposito di Jaytaz, a proposito di libertà, che domani, io tra l'altro ho ignorato il telefono, dovete scusarmi, presenti che sanno che mi hanno mandato un messaggio, oggi l'ho ignoratissimo, oggi mi sono persa in 1000 chiamate con i clienti citati, ma non saprete mai chi ho sentito dei due, e mi sono persa, oggi ho proprio fatto full immersion di
podcast fighissimi che parlano di produttività, bei film e soltanto commissioni, quindi oggi proprio non esistevo, a volte mi stacco dalla realtà, però poi ci ritorno e dico, azzo, non ho più l'acqua e quindi devo tornare a fare la spesa. Devo pure fare delle nuovissime schede della patente. Ah, già la patente, ecco cosa devo fare anche. Si sta a settembre, si sta agli studenti, no aspetta, cosa ho letto? Si sta come a settembre con gli esami gli studenti. Mi spiace, che primo levi. Ho notato. Comunque ragazzi, domani vi rispondo a tutti i messaggi che mancano, tranquilli, ho tempo di andare a fare la spesa, mi metto lì col telefono. Domani c'è JTaz in live, domani alle 5, quindi stavolta non sul suo canale, che comunque vi invito a seguire, a lasciare il follow su tutti i social, ma sul mio, quindi l'orario sarà pomeridiano. Facciamo Fall Guys e ve lo giuro, non è vero, non voglio assolutamente giurare niente perché non sarà così, ma probabilmente, insomma, aprendo il gioco si sblocca la possibilità di arrivare primi, quindi vediamo se un po' di coaching, un po' di istruzioni, esercizi e lezioni sono state utili. Domani si gioca full time a Fall Guys, full time a Fall Guys. Ecco Robby, non dire cose di cui potresti pentirtene. Ma ci ho anche riprovato, è veramente... A una certa diventano tutti bravissimi. E non capisco. Come fai a essere più bravo degli altri se è un gioco dove... È vero, serve l'abilità, ma ne serve poca. E quindi devi essere quel poco più bravo degli altri, credo. Non lo so, non capisco. Se ci fosse tipo la stanza training potrei allenarmi, però... Fall Wilds, Outer Far Cry 7. Quindi 85% è culo. Molto bene. Full guys, full time. Non parliamo di patente, che sono ancora arrabbiata per il mio esame finale. Beh, io non posso essere arrabbiata per come è andata la patente se non la faccio. Culo. Un po' di abilità e poi culo. E non sapevo dove dire che è l'ultimo giorno di ferie. E lei invece no, no, come l'ultimo giorno? Guarda, io sto molto bene, ti ringrazio. Ho fatto la lavatrice per la prima volta. Ti straconsiglio di andare a vedere Wicked, assolutamente, mio Ertri. Magari. Allora, mi è stato passato in modo legalissimo e ho dato dei soldi a delle persone che hanno fatto questa cosa, quindi assolutamente sì. Tra l'altro ho sbagliato lo sfondo, scusatemi. Mi è stato passato il modo per vedere Wicked, quindi vorrei assolutamente vedere Wicked il più presto possibile. Ieri, per ora sto finendo Attack on Titan, poi passerò i musical sulla TV. Grazie, sì, no, assolutamente, devo assolutamente vederlo. Le canzoni sono fantastiche, non vedo l'ora di vedere visivamente quello che mi sto immaginando. Anche perché in Defying Gravity senti i campanelli delle biciclette, vorrei capire cosa succede. So più o meno la storia, ma... E so chi sono le attrici perché ho riconosciuto le voci immediatamente, però voglio capire meglio. E so che è verde e poi basta, devo, assolutamente. Comunque ho fatto la lavatrice per la prima volta e voi vi chiederete, com'è andata Robby? È andata benissimo in realtà, perché non so se vostra madre vi ha viziato come la mia, però a me capitava molto spesso che mi sparivano i vestiti perché secondo il suo radar di sporcizia non passavano i test. E quindi dovevo assolutamente rimediare. Fatto sta che però la maggior parte delle volte, essendo che mia madre fa un sacco di cose, tra cui gestire anche la biancheria, e non sempre, diciamo, mi ha riportato i vestiti che si è presa, a volte quando vedevo vestiti spariti dovevo per forza dire vabbè, è stato bello, un giorno tornerà questa maglietta. Tipo, sono sicura che ci sono dei pantaloncini che non mi ha mai più restituito da tipo 2 anni fa e non ancora mi chiedo dove siano, e alcune magliette non esistono più. Però stavolta ho la possibilità di gestirmi da sola le cose, e di gestirmi da sola le magliette, le situazioni, ed è fighissimo quando, aprendo la lavatrice, tu rivedi tutte le cose, cioè non devi dirgli addio tipo oh no, puzza, quindi devo dire addio a questa maglietta perché è probabile che non mi torna più. Hanno mutato molteplici punti per diversi minuti. Sì, le live di ieri sono state abbastanza giuste. Cioè, le parti mutate effettivamente coprivano le canzoni un po' prima e un po' dopo. E le parti non mutate tecnicamente... Cioè, non ho risentito tutta, mi cringe un po' la mia voce. Però non dovrebbero esserci problemi. Quindi forse l'esperimento ha funzionato. Le lavatrici sono dei buchi neri. Spero che la maglietta che le ho regalato la stia usando. Mi sta piccola! È quella di Bill Cyper. Lei mi ha gentilmentissimamente attribuito un XS. E io ti dico, magari, però... Oh, so you think I'm skinny! Grazie.
No, io l'avevo detto al tempo, me l'ha regalata cosa, ancora in casa vecchia. Pantaloncini presi in ostaggio che neanche non la fine in banca. E, soltanto che c'è stato un po' un problema. Ho aperto la lavatrice, ho grabato una maglietta a caso e ho detto wow, odora di buonissimo, è stato un successo. È che non avevo lo stendino e fuori pioveva. Ed è lì che ho pensato, azz, ho calcolato tutto, ma qualcosa è andato storto e non sono sentita davvero stupida. Azz, non, credo si chiami tipo, ah, vedi, però le nanolift ci sono. È che lo stendino, ragiono un po' priorità. Grazie, grazie di 27 mesi. Bentornata. Opzione. E quindi li ho appesi un po' in giro. Ancora adesso c'è un pezzo bagnato di questa maglietta, ma non mi dispiace, visto il caldo, quindi li ho appesi un po' sopra la doccia, un po' tipo su degli stendini improvvisati vicino ai termosifoni spenti, altri li ho messi in bilico su delle sedie, tipo ho avvicinato delle sedie e li ho messi lì stesi. Penso sia geniale, però non penso neanche sia il modo giusto per stendere le cose. Però ricordandoci tutti insieme che io non ho intenzione di stirare tutto quello che ho, sono tipo, ma che cazzo me ne frega, basta che sia odorante di buono. E raga, le magie del coccolino sono veramente inarrivabili. Un po' tirando i cavi, capito? Ho fatto due stendini con i cavi HTML. Che sono arrivati tra l'altro, quindi domani faccio le prove. Spike Lee! Glielo ammetto, rinnovo, ma solo perché sei la streamer con le emote più fighe in assoluto. Non ti montare la testa, eh. Va bene, dai. Questo quarto mese non mi farà montare la testa. Però ti avverto, se continui a subarti, mi monterò tantissimo la testa. Quindi a te la scelta, Spike Lee. Grazie mille comunque. E grazie anche a Mikasa per i 13 mesi. E ciao, super ride di Power Pizza! Oh, grazie mille! Grazie, 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 grazie! Che avete giocato tra l'altro? Che io ho visto che hai finito Hollow Knight. C'è Nick a quest'ora. Ciao, grazie mille! Benvenuti, prego, prego, venite! No, vabbè, Celeste. Oh mio Dio, no, vabbè. Allora, l'ho giocatissimo in live, finito mai completamente. Mettete un follow. Grazie mille del raid, veramente. Benvenuti. Stavamo chiacchierando. Non vi siete ancora persi niente. Siamo qui che ce la cigliamo, le nostre impressioni sulla vita e come sta andando. E oggi faremo un gioco molto interessante. Quindi siete arrivati in tempo per sentire un breve riassunto e decidere se venire con noi a atterrare su altri pianeti oppure no. Ma lo hai speedrunnato? Io 50 minuti lo finisco. No, però sono andata piuttosto bene. Ammetto che ho giocato molto meglio e più velocemente Celeste rispetto a Hollow Knight. Vabbè, a parte che sono due giochi completamente, vabbè, giustamente sono completamente diversi, eccetera, eccetera. Però Celeste tecnicamente è più difficile. Però l'ho fatto più velocemente, non si sa come. Alcuni livelli li ho fatti veramente al primo try senza errori. Quindi, boh, non so. Altri pianeti. Se non hai speedrunnato Celeste, non l'hai veramente giocato. Probabile. Anzi, no, ti dirò, non l'ho veramente giocato perché Sio mi ha detto che rifarlo la seconda volta e andando a cercare un po' di cose nascoste ti fa capire molte più cose. E mi ha fatto intendere che è un po' all'Undertale, che se lo giochi la prima volta e poi lo lasci stare, probabilmente ti perdi dei pezzi. Quindi lo riaprirò, ma per i fatti miei, mi sa, perché mi ricordo che era veramente difficile. Molto spesso mi incazzavo, quindi ho detto, ok, sono brava, l'ho finito, prossimo gioco. Altri pianeta. Mi sono bloccatissimo con le fragole, ci ho messo tantissimo. Vi faccio il recap hollywoodiano, va bene? One man. No, è vero che non ho mai messo la mia camera nell'Alright, then keep your secrets, e quindi ci ho messo il sasso a caso. Molto bello Celeste, molto 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 bello. Una storia super carina, una metafora molto azzeccata, molto cute, bei dialoghi, bei personaggi. Uno di loro mi ricordava tantissimo Matt, e quindi mi sono affezionata subito. E io penso che sia davvero divertente Celeste. È molto frustrante se sei uno di quelli che appunto se rimane ore e ore su un intero livello, dopo un po' smatta. Io non ci sono rimasta ore e ore, però quel trial and error di Celeste è talmente veloce che non mi ha pesato neanche un po' in realtà continuare a rifarlo. Anzi, mi fomentavo tipo adesso ce la faccio, adesso ce la faccio. Forse era anche il fatto che ero in live e volevo dimostrare qualcosa, quindi ero tipo, uè, guarda, l'ho fatto al volo. A volte era culo, a volte era assolutamente culo.
Bello Celeste, ma sai cos'altro è bello? Cichibe, Power Pizza Podcast Reference. Non lo so, che cos'è la reference? Non l'ho capito, scusami. Non so se l'avessi rotto qualcosa. Dici, devo ancora giocarlo come la colonna sonora. Molto carina. Super Meat Boy, no. Però mi dicono spesso che è simile a Celeste, mi pare. Sì. Celeste, ah sì, sembra molto Super Meat Boy, mi pare, oppure lo dicevano di Hollow Knight, non mi ricordo. Morale sempre giocare a Rage Game in live. Forse sì, Roxas, forse sì, perché avere un motivo per dire alla gente voglio farcela perché voi mi state guardando da 8 ore, quindi forse vale la pena avermi visto 8 ore perché alla nona ci riesco, non è male. Io ho fatto il robot King Dice e Satan di Cuphead in live e ragazzi è stato veramente come vincere la Champions, cioè io potevo andare in giro a battere 5 a tutti quando mi si è anche buggato in live, però qualcuno mi ha ridato dei salvataggi, quindi in qualche modo ho risolto anche se la mia partita era andata ed è stato fantastico, fantastico. È una città Segway? La Segway più usata di Power Pizza Post. Il Segway in un podcast è tipo quando passi a un altro argomento, giusto? Mi sto sentendo un paio di podcast, sto imparando un po' di termini. Comunque, ragazzi, oggi, già detto, purtroppo dovrò fare solo 2 ore di live, quindi finirò alle 7 perché io donna responsabile adulta e quindi devo andare a fare la spesa. Mi manca l'acqua, il latte, un sacco di cose a cui non ho pensato ieri mentre finivo Attack on Titan. Dicevo, forse devo andare a fare la spesa. Nah, e stamattina mentre facevo le cose, sto lavorando, ci vado dopo. A questo punto dico, no, non ci voglio andare domani mattina e uscire perché dovrei vestirmi. A me piace non vestirmi la mattina e quindi ci vado stasera. Tanto sono pure truccata, non potete dirmi niente. Anime o manga? Anime. Il manga continuavano a bloccarlo e a rifarlo perso il filo, quindi ho deciso di fare la speedrun e recuperarmelo animato ed è molto meglio perché è animato da Dio. Di solito i puristi preferirebbero la versione cartacea perché è l'originale da cui poi viene tratto il manga e quindi nell'anime, quindi l'anime potrebbe cambiare cose. E questo è uno di quei casi invece in cui io assolutamente vi dico guardatevelo, guardatelo perché è incredibile. Che schifo vestirsi. Perché non prendere mucca come animale domestico? Beh, potrebbero leggere. No. No, oggi sono una persona. Allora, molto spesso rispondo un po' male alle mail, ma oggi non succederà perché stamattina ho fatto meditazione, ho scoperto quanto è bello fare un po' di meditazione. Oggi non risponderò male, però devo dire una cosa. Mi ha contattato questa, facciamo finta che sono delle persone, mi ha contattato questa persona, chiamiamola Angelina. Angelina anni fa mi ha purtroppo fatto fare una cosa per cui io dovevo essere pagata e per poi non pagarmi mai più. Angelina mi ha riscritto una mail dicendomi, ehi, vuoi rifare la stessa identica cosa? E io sono tipo, ok, non le rispondo. E mi ha rimandato un'altra mail, sono tipo, ok, forse è meglio che rispondo e le dico, guarda, purtroppo tra le persone è... Quando si crea un clima di sfiducia, non funziona, che si resetta tutto. Purtroppo quando succedono delle situazioni in cui tu non paghi una persona, le conseguenze sono che questa persona probabilmente non vuole più lavorare e se tu gli dirai ma sì ti pago, probabilmente non ti crede. Però mi ha un po' triggerato l'insistenza, nel senso, zio, ma ci abbiamo litigato un sacco di mesi per quei soldi, ma che senso? Angelina, te la sei giocata molto male secondo me. Che poi bastava soltanto, sai, no, chiedi un lavoro e lo paghi, non è che dici vabbè, però Roberta potevi anche capirla. Ma insomma, se vai dentro una panetteria, prendi del pane e lo porti via senza pagare, qualcosa succede, quindi. Ah, perché bisogna pagare? Perché non è... pagami in anti. Sì, mi sa che le dico questo, però se lo fa lo faccio, perché io avrei in quel caso già i soldi. Ai lavori si pagano. Nah, ma che è nel 2020? Ti vorrà pagare entrambi a sto giro? No, alla fine avere un avvocato serve. Ma comunque, voglio parlare di cose bellissime. Cioè di Sacresta che fa la sub per 5 mesi. Grazie mille, ti ritengo molto bello e responsabile perché ti sei ricordato di fare la sub. Grazie mille.
Allora, sì, tuo cugino, tutti i cugini, cioè il cugino master che fa il lavoro di Photoshop a tutti. Allora, dunque, cosa stiamo per giocare oggi? Intanto, amici di Power Pizza, Power Pizza amici, pizzette vi chiamerò, fettine di pizzettine. Benvenuti, io sono Cichibe, se non mi conoscete, grazie mille se vorrete mettere un follow e restare con noi per questa live. Io di solito disegno, infatti ieri ho fatto una live in cui ho disegnato, però sto anche esplorando nuovi orizzonti e sto giocando a nuovi giochi, perché non avendo il tempo di farlo durante la mia quotidianità, perché io faccio l'illustrazione a tempo pieno, freelancer, partita IVA, un sacco di cose che ti fanno capire che la vita è difficile e devo fare tante cose perché funzioni tutto, ne approfitto per fare tutto live. Quindi ho portato dei giochi, uno lo conosco molto bene ed è Far Cry, che farò domani, in realtà dopodomani, di cui so tutto quanto, e invece un gioco che non conosco assolutamente, che è Outer Wilds, che è appunto questo gioco che mi hanno tutti quanti consigliato di giocare a scatola chiusa. Non dovevo leggere niente, vedere nessuna immagine, dovevo neanche vedere il trailer, fra un po' scaricarlo e andare avanti in quel modo. Spirits, grazie mille, oh mio Dio, grazie, porca miseria, grazie mille, wow. Io spero tu abbia beccato un sacco di persone che non avevano la sub e quindi ce l'hanno per la prima volta grazie a te, perché sarebbe un regalo immensissimo. Vediamo, vediamo quante ne beccate senza sub. Sono sicura che sono tantissimi. Ah, eccoli, allora. Grazie mille. Intanto Dr. Frank, 5 mesi. Siamo a 5, come va? Benissimo, grazie. Spero che anche tu stia bene. Grazie mille, Spirizia, che canzone va? Ah, il vecchio volpone, Dani SMC, a Truccio, a Tio, Ricky, Cerino. Cerino, dove sei finito? Mi manchi. Covez, Simon, Johnny, Johnny, 10 note e Luis. Soltanto 3 con la sub, ne beccati. Bravissimo, bravissimo. Conosci Frog Fraction? Non sei il primo che mi dici di giocarlo. Ex Spiranix. Qualche, credo una o due settimane fa, un utente mi ha detto su Instagram: giocati questo, è figo perché tu inizi in un modo, però lo giochi perché è molto strano. Ed essendo un gioco tipo che ho visto abbastanza vecchiotto, secondo me è uno di quelli che nasconde robe molto fighe. Vorrei farlo in live, però lo conosco per sentito dire, mai giocato e mai aperto. Quando dico che li apro per la prima volta perché non voglio sapere niente, è letteralmente così, perché è figo. Ed è il caso di Outer Wilds, è sempre Sakura ben arrivata. Allora, non ho lavorato a Pokémon Xenoverse, ho lavorato al tempo a Pokémon Ancient Times, però conosco chi lavora a Xenoverse. No, no, non è Xenoverse. È l'indie, se l'indie italiano... Sì, perché c'è Bada, fra, se no no. Allora, oggi... Si sono comunque gli alert. Allora, dicevo, ho provato Outer Wilds e lo sto portando in live. Si sta arrivando molto lungo. Che cos'è Outer Wilds? Praticamente questo gioco non ti dà quasi nessuna spiegazione all'inizio. Sei un piccolo e dolce alieno con quattro occhi. I tuoi amici e concittadini di questo pianeta dove c'è molto verde, ci sono gli alberi, insomma sembra una piccola terra in miniatura, che praticamente non è terra ma è solo un boschetto, è molto piccolo il nostro pianeta, ti accolgono dicendo: ben arriva, cioè nel senso, sei pronto? Guarda che è il tuo giorno, oggi si parte, oggi si fanno mille figate. Perché? Perché il nostro personaggino parte, perché a quanto pare su questo pianeta ci sono il nostro popolo, di cui non ricordo il nome, scusate, sono praticamente un popolo di esploratori. Alcuni di noi si allenano tutta una vita, imparano delle robe, per poi prendere la navicella, partire e esplorare gli altri pianeti. Tutto qui, non c'è altro. Si chiamano gli Outer Wilds, praticamente, tipo, vai raga, forza Milan, vanno in giro. E siccome non ti dice niente, io ho iniziato a vagare a casaccio sui pianeti cercando di capirne la morfologia, di esplorarli tutti. Cosa fai? Hai 8 pianeti, 9 a disposizione e te li guardi tutti. Solo che a un certo punto ci siamo accorti di una cosa, questo potrebbe essere spoiler, quindi nel caso non vogliate sapere niente, la parte non spoiler letteralmente finisce qua. Vai in giro a vedi i pianeti. 3, 2, 1. Ogni 22 minuti il sole esplode, ma guardando la mappa e facendo una rapida occhiata tipo: ma come il sole esplode? Ok, andiamo indietro, vediamo cosa lo fa esplodere. Non è il sole ad esplodere, o non è il solo ad esplodere, perché in realtà tutto l'universo è praticamente
finito perché tutte le stelle diventano supernove ed esplodono. In 22 minuti dall'inizio del nostro gioco, una dopo l'altra, tutto l'universo si ritrova senza stelle e anche il nostro Sole, che sembra, pare proprio essere quasi l'ultima stella che rimane, perché si spengono prima tutte le altre e poi la nostra, non mi pare di vederne altre quando succede questo macello. Quando noi moriamo, c'è una specie di maschera che noi sappiamo essere di un'antica civiltà, che sono i Nomai, che ci resetta, ci fa tornare al punto in cui eravamo, prende tutti i nostri, ci fa un mega time lapse di tutto quello che abbiamo fatto, lo rivediamo nei suoi tre occhi, dopodiché torniamo indietro e in qualche modo ricominciamo. Ma le nostre informazioni, ovviamente noi giocatori le abbiamo, e quindi il punto centrale diventa capire la situazione, oppure impedire che il sole esploda, oppure capire che cosa voleva questa civiltà prima di noi. Non si sa bene, stiamo infatti pian piano raccogliendo del materiale e abbiamo trovato due macro obiettivi. Sì, no, ero fuori fuoco infatti. Non si può scappare da nessuna parte perché tutto l'universo esplode letteralmente. Poi comunque ti ritrovi ad avere delle risorse limitate durante la tua gitarella fuori, quindi in ogni caso a un certo punto finisce. Ci siamo presi degli appunti, io ce li ho qua davanti sul mio iPadino, e ho preso degli appunti che voi vedete malissimo purtroppo, perché il green screen non lo so ancora settare benissimo, ma perché sto preparando lo studio dietro, tra un mesetto non ci sarà più il green screen. Ci siamo presi degli appunti su, a parte ogni singolo pianeta e le cose in più che abbiamo trovato, quindi ci troviamo, ve lo dico tra l'altro, potrei dirvelo mentre apro il gioco. Il gioco è questo. Mi sono preso un po' di appunti sia su tutti i pianeti che stiamo appunto vedendo, sia eccolo qua. Roberto, i capelli, aiuto. I miei capelli sono questi. I miei capelli mi piacciono. Io non ho mai capito cosa volevano. Io credo che il Sole abbia abbastanza massa da diventare una supernova. Oddio, aspetta, forse è il termine sbagliato, perché io intendevo che si spegne, però forse non ci sono solo super, cioè non diventano solo supernove. Tecnicamente ti spegni, punto, e poi esplodi, diventi un buco nero, quindi da qui lo è anche il Sole, ecco. Svegliati, vai. Svegliati. No? Zero? Opzioni? Ah, forse devo fare... Perché non funziona l'audio? Porca vacca! Scusatemi. Pronto. E non funziona neanche il... No, non si sente l'audio. Devo riavviare il gioco. Per qualche motivo. Oh, ok, lo riavvio. Vabbè, comunque abbiamo preso degli appunti. Dobbiamo assolutamente capire. E abbiamo due macro obiettivi, diciamo. A parte che allora mi sarebbe splendida anche pelata. Oh, Federico, grazie mille. Era stato disattivato l'audio. No, in realtà nel gioco no. Infatti adesso si sente. Non ho capito. Ho guardato nel mixer, ma era tutto a posto. I pianeti sono belli, interessanti. E alcuni li abbiamo anche finiti. Cosa intendevate? Sì. In teoria il buco noi si chiama una supernova. Potrei sbagliarmi, sono ancora abbastanza normale. Sì, allora, effettivamente abbiamo raggiunto livelli di studio di astronomia che a cui non ero abituata, perché non riprendevo astronomia dal liceo. Però qua non capisco cosa succede. Ok, prima di continuare queste nozioni devo risolvere qua. Perché se no non posso... Allora... Ok. Se lo metto a schermo intero, tecnicamente adesso dovreste vederlo. Dai Streamlabs, oh mio Dio, dai! Là, ci siamo. Ho fatto delle cose, sono comprato a esplorare. E io facevo astronomia, ho fatto 2 anni di chimica, 2 anni di come si chiama? Oddio, quando studi il corpo. Oh mio Dio, che lapsus! A uno
Autonomia! Anatomia! Abbiamo fatto 2 anni di autonomia? Non mi veniva la parola! In 2 anni, ragazzi, siamo autogestiti, a posto, proprio senza ricaricare, autonomi. E poi abbiamo fatto astronomia. Archeologia, sì, tutto, tutto abbiamo fatto. Magari avessi fatto archeologia, sarebbe stato veramente divertente. Quindi, andiamo a vederci un attimino la nostra dolce mappa, che è qui, così posso spiegarvi che cosa abbiamo scoperto. Tecnicamente abbiamo già preso gli appunti di tutto e quando sono nella mappa non succede niente, quindi non scorre il famoso tempo dei 22 minuti. Abbiamo una cichiva autonomissima. Quindi questa è perché ho devo essere tipo la terza volta che lo vedo, mi piace vedere le azioni della gente. Mi ha fatto un giorno di grazie e scompare il giusto nave al 100% buon loop. Grazie mille. Vediamo di risolvere questa situazione. Questi sono i nostri pianeti. Sono super molto. Sono super carini. Ho segnato gli appunti su tutti. Adesso dobbiamo tornare su Vuoto Fragile, che è veramente, secondo me, molto molto difficile. Ci sono 2 cose in più che non. Che non siamo riusciti a controllare bene perché ci mancano delle informazioni. Ossia la luna quantica, che è molto divertente perché è praticamente una luna che soltanto se la guardi esiste. Se distogli lo sguardo cambia completamente posizione, non la vedi più, prende un'altra orbita ed è molto difficile beccarla e atterrarci su. Sappiamo che ci sono dei dispositivi che possono, che sono molto più avanzati dei nostri e appartengono appunto ai nostri antenati o persone che ci hanno scoperto, perché parlavano di noi come se fossimo animaletti, quindi o ci hanno scoperto, in ogni caso eravamo inferiori come intelligenza e struttura e massa corporea. Ma c'è un motivo per cui ci sono queste persone antiche e che non ci sono più in realtà e sono scomparse. Sono venute nel nostro sistema solare perché hanno individuato un richiamo, chiamiamolo un richiamo perché neanche loro sanno bene che cosa ha trasmesso questo richiamo, ma lo chiamano l'occhio. Lo chiamano l'occhio, questa cosa, presenza, oggetto, persona, animale, concetto, non lo sanno neanche loro, ma sono assolutamente sicuri di aver ricevuto un segnale più vecchio dell'universo stesso. E questa cosa, siccome loro sono scienziati, sono astronomi, sono persone in grado di creare appunto dei macchinari che ci mandano indietro di 22 minuti, quindi noi siamo solo in balia di questa cosa, non è una cosa che controlliamo, succede e basta, l'hanno inventato in mai. Loro stanno cercando l'occhio dell'universo, punto, non gliene frega di nient'altro e non sa, io non so che cos'è, che, però a questo punto direi che può essere, può rappresentare un obiettivo, probabilmente trovare l'occhio dell'universo, capire cos'è, da dove viene, di cosa è fatto, eccetera eccetera, potrà aiutarci. Secondo me ci arriveremo dalla luna quantica, ma ci mancano 2 regole fisiche che probabilmente dovremo camminare in un certo modo con dei certi oggetti, perché ancora non possiamo esplorarlo a quel punto, ma c'è un macchinario che ci dice puoi orbitare intorno all'occhio dell'universo, possiamo orbitare intorno a diversi pianeti, l'occhio non c'è, non è ancora presente, ma probabilmente la luna quantica ci può portare lì, quasi come se fosse tipo una navicella, ma non lo è chiaramente, è una roba a sé stante che risponde alle sue stesse regole. E tutto qui, penso che sarà la nostra posizione finale, ma dobbiamo anche capire come si arriva alla stazione solare. La stazione solare serve per alimentare il progetto Gemello Cenere. Il progetto Gemello Cenere invece, il pianeta Cenere, serve per realizzare una tecnologia per avere appunto questo meccanismo che ci manda indietro in un loop di meno 22 minuti, quindi va indietro. Figo questo gioco, questo gioco della marmotta gigantesco, tipo divinità esterne come... Sì, magari un grande essere, vai, Bloodborne. No, il villa è la navicella, non è il 28 perché lo sento anch'io in gioco. Ma io nessuno ascolto supplente. Cosa? Quante informazioni? Sono tantissime, ma io me le sono scritte tutte, quindi sono pronta. Adesso dobbiamo tornare su. Non ho mai finito di fare la cosa. Opzione. Vabbè, dobbiamo tornare su. Su Vuoto Fragile, in realtà. Non ho finito di scrivere tutti i miei appuntini, in realtà. Però posso farlo adesso, in realtà. Solo con Vuoto Fragile, perché tutto il resto possiamo farlo dopo. Cosa sappiamo di Vuoto Fragile? Il polo nord di Vuoto Fragile è interamente ricoperto di neve e ghiaccio. Sulla sua superficie si trova una rovina non mai dalla forma particolare.
questa forma vuol dire, oh mio Dio, perché c'erano, c'è una leggenda che praticamente in una, ci spiegano che cosa vuol dire, e c'era la scuola, il dipartimento di scioglimento dei ghiacci, e poi c'era il vascello, una cosa tipo vascello che non ho ancora capito, e poi il dipartimento che cerca sto occhio. E quindi penso che questo sia, qui si cerca l'occhio. Ogni volta che vediamo questo simbolo è perché si svolgono le ricerche dell'occhio, mi pare. Moon presence, sei tu, sì, ci guarda da lontano aspettando il sangue antico. Madonna, che bello Bloodborne. Esatto, la fornace, una fornace, un vascello, una roba che non ho capito, sono sincera. Sono riuscita ad arrivare sin qui dalla stazione del buco bianco, viaggiando attraverso lo spazio-tempo. Questo è il luogo dove hanno ricostruito per la prima volta la tecnologia a curvatura. Ok, io intanto me lo inizio a scrivere ben bene così non me lo scordo. Perché in questo gioco bisogna prendere appunti, secondo me, perché io mi sto un attimino perdendo. Sono molto contenta di aver iniziato a riprendere gli appunti, però è davvero tantissima roba. E Catto mi ha detto che l'ha finito in una settimana. Ma com'è possibile? Io solo per vedere la città Umbra ci ho messo 3 ore. La forgia del buco nero, ma è un'altra cosa. Cercano punti intuitivi. Per un cupino tanto mi è venuta mal di testa. Devo cambiare gli occhiali. Ops. Scusate, devo stringere un pochino il microfono. È svenuto, troppe informazioni. Ci si sarà chiuso dentro. Ma ha detto che l'ha fatto live. Quindi boh, allora, luogo dove hanno ricostruito per la prima volta la tecnologia a curvatura. Poi giuro, prenderò tutti gli appunti stasera. Ok, poi Rebecca. Rebecca ha deciso di dirigersi su Vuoto Fragile per indagare sull'attività dei nomai al Polo Sud. E purtroppo mi sa che c'è morto. Rebecca ha fatto atterrare la sua nave nei pressi della grande cupola al Polo Sud. La porta accesso era rotta, per cui decide di dirigersi a nord delle rovine a ricerca di un passaggio sotterraneo alternativo che adesso noi sappiamo dov'è, quindi posso ritornarci. Rebecca ha scoperto inoltre un antico sentiero nomai nei pressi del suo accampamento all'equatore. Il sentiero parte dalla costruzione in rovina da cui spuntano degli alberi. E qua io non l'ho... No, non è vero! Qua è dove siamo andati giù. L'ha fatto in 2 settimane ogni mattina per 2 ore. Ogni mattina noi continuiamo a interromperci, giustamente. E va a piangere pensando agli appunti per Layton. No, carina, lifting. I nomai decisero di costruire un localizzatore disegnato dell'occhio più grande, più sofisticato, al Polo Sud di Vuoto Fragile. Lo abbiamo visto. E non esiste, non c'è modo di vederlo quest'occhio. E in superficie c'è una porta che conduce all'osservatorio, ma è rotta, quindi dovremo fare il giro lungo. Capsula di salvataggio 1. Quindi ne abbiamo già trovate 2, ne manca una, credo. Una delle 3 capsule di salvataggio non mai precipitate nel nostro sistema solare. Le 3 capsule di salvataggio provenivano tutte da una nave madre chiamata Vascello, che era stata gravemente danneggiata. Ok, questa cosa io non l'avevo minimamente capita. Vascello è una nave madre. Ok. Da cui partono. Io non c'ero arrivata. L'hanno detto ma non ho capito. Da cui partono le capsule di salvataggio. Dai, voi c'eravate arrivati? 2 settimane anche tu, madonna. Tantissimo. L'unico vascello che conosce il vascellazzo di Barba Scura. Ok, provenivano tutta una macchinata vascello. Quindi il vascello di cui parlano è praticamente la casetta dove ci sono tutti i nomai. Poi hanno preso tutti quanti e hanno detto: raga, vi giuro, salite su questo vascello che ce ne andiamo su questo sistema solare perché c'è l'occhio dell'universo. Sì, ma solo perché ho trovato questa info. Ah, sono arrivati in sistema con il vascello. Ok. Ma chissà perché hanno dovuto usare quelle 3 navi. Delle capsule di salvataggio. E in queste 3 capsule di salvataggio, giustamente, una era nella città Ombra e lì hanno fatto un... Ah, cacchio! La prima era dove c'era la città Ombra e dove hanno costruito il rifugio. La seconda è dove hanno costruito le scuole e tutto quanto. Vuoi vedere che il vascello si è rotto? Hai fatto rientrare la navetta ormai dalla luna quantica. Ormai dalla luna quantica. C'è altro da esplorare qui. Dobbiamo andare al cannone gravitazionale, ma dobbiamo arrivarci da dentro, mi sa. Antico inseguimento. Guarda quanta roba che c'è scritta.
È una mother base, esatto. I Nomai costruirono un insediamento temporaneo sotto la capsula di salvataggio precipitata. Riunirono le loro forze per intercettare nuovamente il segnale a forma di occhio. Oh, ma erano veramente fissati, eh? Il segnale sembrava essere più antico dell'universo. I Nomai decidono di chiamarlo occhio universo, abbandonare l'insediamento quando i rischi per la sua attività aumentarono. Beh, effettivamente c'è un buco nero lì in mezzo. Poteva essere un po' difficile vivere. Una città Nomai sospesa al di sotto del ghiacciaio settentrionale di vuoto fragile. La città è divisa verticalmente in quattro distretti. Nel distretto di sgelo, ok, ho trovato un interruttore per alzare e abbassare la forgia del buco nero. I Nomai hanno discusso a lungo su come costruire il potente e sofisticato nucleo di curvatura necessario per il progetto di meno cenere. I Nomai hanno raggiunto questo sistema solare inseguendo un segnale che sembrava essere più antico dell'universo stesso. Hanno chiamato la torre. Che palle sta nozione. Forgia del buco nero. Non ci sono ancora andata. E non so come andarci in realtà. Quindi c'è una terza città. Perché ho captato una terza capsula di salvataggio. Potremmo andare lì. Secondo me è tipo su Rovo Oscuro. E Felspato è lì che si ubriaca di brutto. La forgia del buco nero è appesa al di sotto della città sospesa. Nel distretto di Sgelo ho trovato un interruttore per alzare e abbassare la forgia. Esattamente quello a cui stavo pensando. Intanto me ne scrivo disgelo scuola occhio e poi c'è vascello o forgia mi pare. L'hanno mai poche progettò di costruire un nucleo di curvatura più avanzato della forgia del buco nero. È abbastanza particolare la forgia da triggerare. Sì, dobbiamo esplorare ancora nell'antico insediamento. Proviamo a tornarci. Non era troppo difficile perché ho trovato la shortcut e subito dopo mi sono trovata proprio al centro e potevo decidere dove andare. Però mi sono persa a un certo punto. Allora, a noi, vuoto fragile. Let's go, via. No, quella è la luna quantica. Dimmi un saluto alla luna quantica. Non ci possiamo ancora andare. Però è bello vederla. Guardatela bene. Oh. Sparita. Carina. Molto fragile, buonasera. Siamo di nuovo noi. Allora, ciao luna quantica. Allora, no, volevo andare qua. Se posso. C'è già un meteorite? Ah sì, per forza. Allora... Oh no, cannato! Non è da questa parte. Adesso ci prendi in pieno un meteorite. Minimo. No. Stavo andando, mi sa, nella cosa cava, vero? Che rispetto a te è un po' alto. Piano. Ok. Pianissimo. Ok. Ci siamo. Forse mi ricordo anche al volo la shortcut. Facciamo il pieno di medicina e cose e via. Allora. Nella mappa dov'era? Era lì in alto. Morbido. Ecco, fanculo, che paura. Guarda che ci morivo per forza. Fammi abbassare che mi sono cagata addosso. Aiuto. Via. Allora, era lì sopra. Credo, da qua. Qua sotto. Sì, l'ho trovata al primo colpo, che bello. Quanto può andarci bene d'ora in avanti. Andrà malissimo. Ok. Allora, se puoi farmi scendere. Esattamente, bravissimo. Credo non ci sia altro da vedere qua. Però non so ancora dove devo andare. Brava. Sigibile esploratrice. Perché nella mappa c'era scritto che era nella parte tonda del fiordino, dei fiordini. E quindi mi è bastato tornare lì in realtà. Però ammetto che non ricordo cosa mi manca da vedere. Perché è tutto molto
caotico e probabilmente io devo andare là, lì sopra. O lì sopra. A meno che... Che faccio, ragazzi? Salto su quello? Sono senza occhiali. Forgia del buco nero, ok. Era forgia del buco nero e poi non più l'universo. Prima la leva, Robby. Oh mio Dio, dove stava la leva? Non mi ricordo assolutamente dove stava la leva. Sicuramente devo andarci dalla capsula di salvataggio a un certo punto. Però non ricordo assolutamente dove stava la leva di coso. Abbassa la leva, cronk. Gli appunti dicevano distretto del disgelo? Davvero? Qui ho sbagliato, devo tornare indietro, è lì la leva. Ah sì, se poteste essere i miei copiloti, ragazzi, sarebbe bellissimo, perché ho gravissimi problemi di memoria. Quindi questo gioco li metterà a dura prova, ma mi impegnerò al massimo per giocarlo bene. Ok, questo era il disgelo. E qua quindi c'è una leva. Che è qua. Comandi della forgia del buco nero, perfetto. Din, grazie mille, mi hai dato il super int e adesso posso... Sono tornata nel posto giusto. Allora, le... Devo scenderci o salirci con questa roba? Perché lì probabilmente c'è una gravità a parte. Quindi vuoi vedere che devo... Ok, nel momento in cui sale ci devo saltare sopra. Sì, per favore. Ok, ci provo. No! Dai, che stupida. Potevo farcela, potevo farcela. Scendi, scendimi. Devi appenderti a quella sporgenza a forma di anca di moffetta. Devo fare del parkour. Era successa una cosa particolare al buco nero. Non mi ricordo assolutamente. Ma ci salterò sopra. No! Non ce la farò mai. Che è successo al buco nero quando l'ho fatto? Ma mai proprio ci arriverò. Come si arriva lì? Troppo veloce. Dobbiamo proprio scriverci cazzaniga. Sì, 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 sì. Il motivo è semplice. Quando scrivete cazzaniga, quindi col CK, Teo sa già che non è per lui, ma è per me. Perché è la sua ditta. Io qua non ho né un portinaio né niente. Comunque non posso dare l'indirizzo. Quindi è facile capire quando i pacchi sono per lui o sono per me. Devo lasciarla giù, direi. Ah. Ok. Ok. Quindi è il momento. Non è vero, non è vero. Comunque non è vero. Ma io ci muoio, ragazzi. Non c'è modo di entrare lì dentro. No. No, no. Che King of the Mountain.
Se tieni premuto, se premi start puoi ricominciare subito con un nuovo loop, cioè? Riprendi opzioni e esci. Come si può fare? Ma c'è modo più serio di raggiungere la forgia. Cosa mi sto perdendo allora? Arrivo e la roba cade in un buco nero, ottimo. Sì, è la quarta volta che succede. Beh, è giusto in realtà, qui c'è quel livello di difficoltà apposta, ovviamente. Non ho capito, come si può fare? Esci? Ah, così, tipo, 0 minuti poi torno in un principale. Sì, credo. Ah, ok, basta fare così. Nuova spedizione? No. Oddio, se faccio nuova cancello tutto? No, faccio riprendi. Perché tanto ricomincio da capo da solo. Madonna, immaginate se avessi fatto nuova. Oh mio Dio, mi sembrava così ovvio però. Che creavano nella forgia il buco nero, dove li portavano? Dalla stazione del buco bianco viaggiano attraverso lo spazio tempo, qui è il luogo dove hanno costruito proprio la tecnologia a curvatura. Quindi buco bianco, però ci sono già stata lì, scusami. Ogni torre di curvatura, vedete la piattaforma di curvatura durante l'allineamento e... Ok... Gli oggetti risolti a curvatura, questo intervallo della potenza... Ma scusami, ma se arrivo qua... Ci metto di più a parte a entrare qua dentro e ad allinearmi, ma... Dove mi porta? Sulla superficie, quindi a questo punto ci arrivo da fuori. Mi sembra più rapido. Non buco bianco, eh? Instagram mi ha scritto da dove fa. Io sto andando a Torino e... Oh no. 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 Dov'è? No, 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 no. La mia traiettoria non ci deve essere il sole, mannaggia. Mannaggia. Tipo, io sto andando a Torino e indovina cosa mi sto ascoltando. E sono tipo... Già. Hamilton comunque, ragazzi. Siamo ossessionati da Hamilton. Non ce la facciamo a vivere senza. E ovviamente il fatto che ci sia il Covid ha chiuso tutti i teatri e non potremo andarlo a vedere per un bel po' di tempo. Guarda l'asteroide. Sboom! Fai vedere? Fai vedere? Bam! Yes! Guarda che non gli hai fatto niente. Faccia di serpente. No, dall'altra parte! Dall'altra parte, vabbè. Oh. Il cannone. Credo che abbiamo visto. Salve. No, cercavo i fiordi. Senza il coso dell'atterraggio, tra l'altro, fighissimo. Ok. Non era abbastanza ovvio. I imagine that so much it feels more like a memory. When is gonna, when is he gonna get me? In the sleep of 7 feet ahead of me. Dov'è? Ok, qua. Voilà, let's go. Ormai Massimo è esperto di atterraggi. È il resto che mi manca, in realtà. E là oggi ci dilettiamo con gli atterraggi, Roby. Ma sì, sai, nel tempo libero. Oh mio Dio, 3, 2, 1. Ok. Lo sento che arriva. Ci sto andando, vero?
ok. Sex e rap senza pensieri. Senza pensieri. Sto imparando la parte finale di My Shots. I know the fighting in the street is excited, but Jesus between the blinding, the bleeding and fighting, there is a reading, I'm reading and writing. Are we a nation of state? What the state of a nation? E poi I'm laughing at the casualty. No, I'm laughing at the face of casualty and sorrow. For the I'm thinking best. Se io fossi un astronauta, porterei i cili di Hamilton in giro per il mondo e l'universo. Buon stream a domani. Ciao, domani alle 5. Grazie mille di essere passato. Oh no, Gaspa, un déjà vu. Ma io ho già letto questa cosa che mi hai scritto. Com'è possibile? O no? Sì. So già che tu... So già che... L'ultimo giorno di ferie. Stupidi meteoriti, guarda. Non ci fanno dialogare in santa pace. Proprio al disgelo. Cioè, vuol dire che è per forza qua la soluzione della, per arrivare alla forgia. Vuol dire che per forza ci devi arrivare. Se ci entra, devo andare dall'altra parte, giusto? Cioè devo andare al buco bianco e entrare da lì. Hai visto fin dove arriva? È là sopra, ma non so come arrivarci. Credo non posso camminare. Io lo porto lì sopra intanto. Vediamo. Anche perché sicuramente posso andare sopra, però poi c'è quello. E basta, non è che c'è altro. Devo capire come si arriva sopra. C'è un percorso che camminando mi porta lì sopra. Dico quello, però non capisco. Ciao, ci chiede qual è la situazione. Sono un po' bloccata qui. Penso che ci sia un modo per andare lì. Ma non riesco a capire se quelle che vedo sono cose della gravità. Quindi posso andarci e camminare tranquilla oppure mi sto andando a suicidare. Ah, oh, sì, Inta, assolutamente. Quali sono i nomi dei quattro distretti? Allora, la scuola è il distretto... No, è il distretto della forgia. È che... Ci vado, ma non ci arrivo. È l'ultimo, il distretto è il distretto della forgia. Vedi, è bloccato. E torno sotto. Cioè, entrambi i lati in realtà sono bloccati, credo. Che io non devo fare tipo
Questo simbolo è un altro indizio. Certo, è il simbolo della forgia. Perché? Ok. Devi viaggiare. L'hai presa larghissima, non ho capito niente, scusami. Sto finendo anche il carburante. Cioè, non lo sto finendo, però mi pia l'ansia. So che c'entra quella roba delle palline gravitazionali, ma non le vedo. Cioè, so che posso camminare a testa in giù perché c'è un altro tipo di gravità, ma non riesco a capire dove parte quel sentiero. L'ho visto ed è stato chiarissimo quando l'ho visto, ma qua non è chiaro per niente. Poi una volta arrivata lì ci sarà un'altra gravità. Prima all'osservatorio, sempre qui. Quello dell'occhio, urca! Mi sa che non ho fatto in tempo, vero? Se quando entri invece di portarti giù, vai in su e non ti porta il simbolo. No, non c'è gravità lì. Mi sono fatta anche malissimo. Poi vedete la torre quantica ora che è crollata, ma tu parli quella dietro. Vedi? Non ci posso arrivare con la navetta, purtroppo. Sarebbe finissimo, mi risparmierebbe molti problemi, ma non posso farlo. Oh, lì? Ok. E vabbè, doveva succedere. Spirits, grazie! Per aver regalato
l'abbonamento a Crostino bagnato, grazie mille. A meno che... sono arrivato con la navetta, ma so che non è la via legit. Ah, tu dici devo aspettare che questa cosa si rompa completamente e poi andarci? Beh, potrebbe essere effettivamente una soluzione. È che io non mi so assolutamente orientare una volta che è un po' rotto il coso. Boh, ci possiamo tornare fra 10 minuti? Non è un problema. Tanto non è che abbiamo fretta di fare altre cose. Abbiamo la vita eterna. Però è un peccato perché... anche gemello qua della sabbia ha bisogno di questo trattamento. Cioè dopo un po' ci devo andare. Rovo oscuro è un discorso completamente a parte. Vado a rovo oscuro. A me che me ne frega, vado lì tanto. Let's go. Profondo gigantesco. Vedete che diventa profondo gigantesco? Penso che ogni volta penso che ogni viaggio debba essere dedicato a un pianeta e basta, perché sennò ci confondiamo o passa troppo tempo. E ogni volta... boh, nel senso... non so mai se sono in tempo per arrivarci, ecco tutto qua. Sì, no, non l'ho mai guardato, però è perché ancora sto esplorando gli altri, quindi non voglio perdermi troppe cose, tipo andare in giro a fare mille robe e poi dover tornare a esplorarle di nuovo. Dalla superficie del pianeta non si poteva arrivare lì? No, in realtà era... solo lo scout ci arrivava, mi pare. Dovevo mandarci prima lo scout? Non è vero, no, non è vero. Lo scout mi serviva soltanto a capire dove era Feldspato, che in realtà era abbastanza utile. Vabbè, faccio un tentativo con i pesci. Però ste robe mi sentono. Tipo li devo distrarre, credo, in qualche modo. Se non mi faccio sentire. Che paura. Ma che cacadiura. Sono tornato nel duo. Ho subito avuto un infarto. Torno a studiare. Fanno il jumpscare. Va bene, dai. Andiamo al pianeta enorme e profondissimo. Ricorda cosa hai fatto la prima volta che sei andata da loro? Assolutamente, ho lanciato uno scout e l'ho seguito. Poi mi sono fatta mangiare come una scema perché non ricordavo che sono cieche, ma ci sentono benissimo. E quindi devo trovare il modo di non farmi sentire. Pensavo che con lo scout le avrei potute tipo distrarre. Mandare lo scout da una parte e mandarle lì. Non ha funzionato, ma zero proprio, quindi credo di aver proprio sbagliato tutto. Ma sai che ti dico? Adesso andiamo qua, profondo gigantesco. Che è stato in realtà il primo pianeta che ho visitato. E non ci ho capito niente. L'astronave è troppo grande per non fare suono. Ma no, ma mi sento... Dai, cannone, mettiti proprio in mezzo alle palle, così mi schianto sopra. Scusate. Dici che devo andarci senza navicella? Per faccio un casino assurdo con la trucca, comunque. No?
E invece lo scout è scappato. Ok, a noi due. A noi due pianeta pieno di tempeste. Ma cos'è sta capacità di finire sugli alberi? Non capi... Ma dove l'ho sviluppata sta skin? Aiuto! Aiuto! No! No, 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 no! Sali! Sali subito! A parte che respiro, quindi non è... Posso anche non andare fuori di testa. C'è gabbro qua! Infatti sono atterrato nel posto giusto. Ma sti alberi... Ma è pazzesca sta roba! Ci riesco benissimo! Dolce gabbro! Vediamo se mi dice qualcos'altro. Ora che ho scoperto anche io altre cose. Buonasera, guardalo che... Chi lo ammazza questo? Qualche anello fa è arrivato un ciclone e ha scaraventato la mia piccola isola nello spazio. Non è stato piacevole morire così. Cosa? Come fa mentre nella camera nonostante il rischio di ripetute morti imminenti? Quindi lui sa. Anche Super Credo è molto bravo a prendere gli alberi. Nel mondo di Super Mario sono più serie di fili legati per arrivare a slegare tutto il rosso. È probabile che ci siano dei noti di altri fili. Edin, probabilmente sì. Come fai mentre nella carne lo senti il rischio? Ma quindi... Aspetta. Un bel respiro profondo. No, davvero, sto meditando. Vuoi che ti insegni a farlo? Il prossimo anello arriverà prima ancora che tu te ne accorga. Certo, perché no? Ok, chiudi gli occhi. Ah. Gabbro, ma perché può farlo lui? Non ho capito. Va bene, ero atterrata perfettamente, ma ok. No, è molto comodo, è moltissimo comodo. Ecco come ci si suicida facile facile. Facilissimo, bisogna solo meditare e dimenticarsi di esistere fino a che non esplode il sole. Ci sta, fantastico. Va benissimo, va benissimo. Una siesta di 20 minuti messa. Però adesso mi devi dire tutto il resto. Ti immagini, vai via, poi torni. Ehi, non è stato affatto divertente. Che cazzo sai di questo mondo? Whee! I'm a general. Whee! È molto utile, assolutamente. Non a inizio loop, ma è molto utile. Il base da dasto. Bello come te la mette giù in maniera poetica, ma in realtà dovrebbe essere. Aspetta che tutto esploda, ma più velocemente. Piadina! Si va al terzo mese, grazie mille. Ma è la luna quantica! Un saluto! Ma che ci sta seguendo? Che carina! Ci vediamo dopo, amica mia! Ed è andata! And there she goes! No, è piano, piano. Ma è possibile finire esattamente dentro una tempesta? Ok. Forse sì. Ehi, piano, piano. Questa roba. Meno. Di là. Ok. Dove sta la gabbro? Qua? Mi pare sia di là. Mi deve molte spiegazioni sto tizio. Vieni qua, non è stato affatto divertente, gabbro. Spiegami come hai fatto. È una cosa importante, non siamo gli unici a sapere del loop. Ma assolutamente sì. Ma infatti come hai fatto? Qua dentro non c'è un'entrata. Però lì si muore, perfetto, non ci devo andare. Qualche anno fa è stato piacevole morire così. E... Cosa ci fai qui fuori? No, davvero, ma che ci facciamo qui? Ah, sto scherzando. Sono qui per esplorare il nostro sistema solare proprio come te. Ma lascia che te lo dica. Lo spazio ti fa davvero riflettere. Ok. Poi arriva il stato è tutto meno pacifico. Cosa c'è da esplorare sopra foto gigantesco? Lo so. Ma me lo dici? Ogni volta che comincia un anello temporale continua a vedere un lampo luminosissimo in cielo. Sta succedendo qualcosa nell'orbita attorno al pianeta. Ed è il cannone. E poi cos'altro? È esploso l'isola della statua. L'ho chiamato così perché l'isola della statua che brillava. Ok. Una specie per niente male. In base alla scala della Relax le darei un 7 su 10.
quella buonata 2 si è collegata alla Arcanoccia, insomma più o meno collegate, vedrai, ok. Che succede su questa nave? Adesso sono in controllo, non riesco a affondare, prova di scrivere sempre, ma nessuno niente ha funzionato. Sicuramente noi dovremo trovare un'idea per andare lì. Per quanto riguarda terra, ho 4 isole, c'è anche quella secondo mai. Ok. Se ne incontro una chiappa cerca di entrare nell'acqua, c'è una probabilità che ti uccida. Ok, a dopo. Ah, scusami, via via. Ok, va bene. Lo so, basta, non posso più andare, non c'è modo. Vabbè, non importa. Ok, ci mettiamo a esplorare questo posto allora. È deciso. Immagino che si arrivi dall'altra parte. Ok. Ecco. Facci con la nave, assolutamente sì. Ci muoio se ci vado a piedi probabilmente. Cicata qua, scusami. Ah, già, perché è un albero. Giustamente sono assolutamente attratta dagli alberi. Ma, scusami, non ho capito. Ma che è? Esatto. Perché c'è un... Oh mio Dio, questi alberi! Cosa succede? Andrò a piedi. Bonk, bonk. Sì, veramente. Ah, gravità per due. Ecco perché non ci posso assolutamente andare in nessun modo. To, no, vabbè, to, va bene. Gravità per due. Non si può neanche usare questa cosa qua. C'è un falò e lo guardo dall'alto. Vorrei entrare in uno di questi, però mi sa che succederà a un certo punto. No, la navicella del mio amico! No, guardalo! No, carina! Io posso riportare? No, dai, che dispiacere! Quella è una medusa della morte, ne sono sicura. Sono sicura che io ci muoio lì dentro. Allora, sai che c'è? Me la farò stile barchetta. Madonna santa, però che roba figa che c'è lì sotto. Vuoi vedere? Tra l'altro è quella cosa che crea la gravità per due, tipo. Eccoci qua, arriva. Piano, 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 piano. Ok. No. Voilà. Ah, quella serve. Ovviamente c'era un albero. Quella serve per fare degli atterraggi fighi. Bellissimo. Quindi cosa c'è qui sotto? Scusami. C'è un modo per arrivare lì. Buonasera. Ciclone numero uno. Aspetta, cosa stai dicendo? Cosa state dicendo, brutti nomai? Cosa ci nascondete? Che se avete creato voi queste cose della morte? Oh mio Dio, dove sono? Se lo butto in acqua è un problema. Ma lorrissima. Avevo la pedana, l'ho missata. Cosa ci dice? Ecco, abbiamo completato la costruzione del modulo finale del cannone orbitale lanciasonde. Ed ecco dove è stato costruito. E siamo pronti a mandarli in orbita intorno a Profondo Gigantesco per la fase di assemblaggio.
Il nostro prossimo passo sarà mandare Privet sul cannone orbitale lanciasonde a installare il sistema di tracciamento della sonda. A tutti i miei amici presenti nel cantiere, avete la mia gratitudine per il vostro lavoro instancabile. Avevo perso le speranze, ma credo davvero che questo cannone possa davvero riuscire lì dove altri tentativi hanno fallito. Se conosco mio fratello Aves e la sua consorte, vorranno lanciare la sonda con tutta la potenza possibile. Sono preoccupato che il cannone possa rompersi per la troppa sollecitazione. Urca, ed è successo? Propongo di impostare la potenza leggermente al di sotto del massimo, senza dirlo ad Aves e Mello, così avrò margine per contenere il loro entusiasmo. Stai forse diventando sdolcinato, tesoro? Quello che hai detto mi rende felice, ma non è da te. Se sono Melenso, la metà di Mello e Evans, quando sono insieme, Dan, ti autorizzo a lanciarmi dal cannone orbitale lanciasonde. È un cannone lanciasonde, quindi. Capitissimo. Con questo sì, altri muri funzionano. No, c'è la gravità per due, ragazzi. Eccolo, voilà, meno male. Perché probabilmente se vengo presa è la fine, vengo scaraventata via e non ho neanche la mia navetta e devo meditare. Keep of Creed, sì. Ah, mi manca la pietruzza. Vuoi vedere che è dall'altra parte la pietruzza? Ma ho questa sensazione che sia lì. Dopo ci vado. Prima leggiamo. Distesa di lago salato, dovete capirmi. Oh mio Dio, ti prego, niente di spaventoso. Come? Non ci fa vedere niente. Ho brutte notizie, Avens. Yarrow dice che c'è stato un problema con la fonte energetica proposta, quindi il cannone orbitale lanciasonde non avrebbe fatto fuoco. La pedana se lo vanno in cavento via. Spero che tu mi stia solo prendendo in giro, Cassava. Temo di no, amico mio. Loro non sono certi di riuscire a risolvere il problema, quindi il cannone orbitale lanciasonde per ora è fermo a tempo indeterminato. Dì a Privet e Malo di tornare dal cannone. La mia sposa e io rimaniamo al cantiere per il momento. Aggiornamento. Io e Mello ci uniremo a te e... Daz Privet è andato a trovare il suo fratello. Teme che Idea possa sentirsi in qualche modo responsabile. 8 minuti e 28 secondi fa. Sonda a lungo raggio lanciata dal cannone orbitale lanciasonde. Oh, aggiorna tutto. Madonna. Confermato quindi 8 minuti fa. Che cazzo sta lanciando ste sonde? Scusami. Ok, qua vediamo roba, sicuro.
Ok. Che succede? Jack! Madò, Hollow Knight, divertiti. Veramente troppo a disagio, ho veramente paura. Forse l'acqua, probabilmente l'acqua mi dà più sensazioni negative, più vertigini, non lo so, mi dà veramente fastidio. C'è una pietra di voto fragile, andiamo a metterla lì, vediamo che succede. Sto cercando di capire. La pietra che abbiamo visto era tipo della scuola? Ok. Così dovremmo vedere vuoto fragile. Oh shit! L'osservatorio! Da qui si controllano i cicloni! E si arriva dal basso. E lì c'è roba importantissima da leggere. E un sacco di altre cose. Mannaggia! Mannaggia! E qui si legge invece, giusto? Sì. Io, Conoy e Daz stavamo sollevando in orbita dei componenti. Ma che vogliono dire quei cosi? Aspetta. È proprio l'osservatorio e non ci si arriva da fuori, ma c'era il buchino da dentro e quindi probabilmente a un certo punto, vagando per vuoto fragile, dovremmo riuscire ad entrare. Che solo la natura sa dare, è vero. È verissimo. Strano, di solito mi rilassa. Ma quindi prendo la pietra di vuoto fragile e mi teletrasporta a vuoto fragile. Prendo, quindi sulla pietra tecnicamente c'è scritto dove vai, però l'altra aveva il simbolo che avevo visto a vuoto fragile del cannone, forse. Fuori la porta, esatto, fuori la porta era congelata, non potevo assolutamente entrare da lì. Io, Conoy e Daz stavamo sollevando in orbita dei componenti per assemblare il cannone orbitale lanciasonde, ma qualcuno è precipitato sotto la corrente. Conoy, avresti dovuto vederlo. Pensavamo fosse impossibile che dei componenti del cannone scendessero anche solo in parte sotto la corrente. Invece il nostro è precipitato fino al nucleo. Cassava mi ha convinto a non provare a ricreare il fenomeno usando altri componenti del cannone, ma noi eravamo curiosi di capire cosa era accaduto. Come ha portato qualcosa attraverso la corrente? Qualcuno? Hai la mia gratitudine per aver posto questa interessante domanda. Che emozione. Spire ha costruito un modello di profondo gigantesco qui, all'osservatorio sud di vuoto fragile. Osservatorio sud di vuoto fragile. Ok, dobbiamo andare lì. Finalmente fin dalla video lezione, pure noi.
così possiamo spiegare come può un oggetto scendere sotto la corrente. Ma dimmelo! Se vuoi saperlo al prossimo episodio. Osservatorio Sud, devo andare. Ok. Connolly, non riesco a capire la risposta quando attraverso la pozza della proiezione. Se vengo all'osservatorio, potresti spiegarmela? La pozza della proiezione! La pozza proiezione, la proiepozza! Abbiamo capito come si chiama questa roba. Quindi guarda, non capisco, posso venire lì, scusate? Era l'osservatorio comunque, avevo azzeccato. Se non ti dispiace fare il viaggio fin sotto la superficie del polo sud, sarei felicissimo. Fin sotto la superficie del polo sud. Sarei felicissimo di vederti. Il sentiero parte dall'equatore di vuoto fragile. Oh beh, abbiamo una pista. La proiepozza mi ha ucciso. La famosa pozzr. Esatto, abbiamo dato un senso alla pozzr. Sentiero sull'equatore. Va al polo sud e quindi all'osservatorio. Quindi non dalla capsula di salvataggio, ma dal sentiero. Sappiamo come arrivarci adesso. Basta? Bello, molto bello. Pozza di proiezione. Oh oh. Oh oh. Oh merda, merdina, merda, merda, merda. Devo andare lì. Aspetta, posso arrivarci ma non così 50 secondi. Sono lì gli alberi in realtà. Allora. Ah sì sì, no Andrea, stavo andando, grazie mille. Bello. Questo è tipo questo. Però è più grande. E perché non ho lanciato una sonda? Una sonda ti fa fare solo le foto. E dove è finita questa sonda? E se la sonda fossi io? Sempre quello il. Mi sa che abbiamo finito qua. Premi almeno aver finito. Ammettilo che sei andata a ricaricarti all'ultimo momento solo per aggiungere pathos alla scena. Certo, è assolutamente studiata. Cosa credi, Celtic? Io sto andando. È che... Che succede? Come ci sono arrivata lì? Oh 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 oh. No ragazzi, no. È veramente un macello. Voi pensate che stia sbagliando tutto, in realtà non ho letteralmente il comando di questa navetta. Fa più o meno quello che le pare. Perché c'è la gravità e i cicloni ed è tutto un casino, quindi io vado in una direzione ma non ci vado in realtà, quindi boh. Eccoci qua. Oh, qua là. No, dove sto andando? I've been acchiappied. Niente. Tanto non volevo mica entrare nel tuo stupido pianeta. Devo trovare le isole. Ah, perché forse ho il propulsore rotto. Devo andare a ripararlo in effetti. C'è un punto dove posso atterrare senza problemi. E quando mai? Altra parte, da qualsiasi altra parte, tipo qua, vai, vai. Oh, vai via, vai, via. Forza, andiamo a rovo oscuro. Piuttosto, non posso. Vabbè, ho capito. Sì, sì, per favore. Basta.
basta, andiamo a meditare nell'acqua, perché direi che non c'ho più voglia, andiamo subito a voto fragile. Robby, non hai i motori. Ma un pezzettino si era rotto, un piccolo pezzettino. Non erano i motori, era solo il motore destro, comunque avevo il sinistro. Penso. Allora, potevi roteare fortissimo, sì, veramente, iniziamo a diventare... E il sentiero, pensate che debba andarci all'inizio? Quindi quella palla che vede è una sonda. È come guidare con due ruote. Ma se ti impegni comunque ce la puoi fare, secondo me. Si va a meditare nella grotta, si va a meditare a vuoto fragile. Mancano soltanto 40 minuti alla fine della live. Un sacco di lore! Tantissima lore! Avevate ragione, è abbastanza deprimente stare su un pianeta tipo Super Mario e non arrivare alla fine. È meglio andarsi a fare un giro negli altri pianeti. Certo, mi manca il pianeta... Eccolo lì. No? No, il mio pianeta no? Ok. Mi manca il pianeta... Isabello. Mi manca l'isoletta... sul pianeta, sul profondo gigantesco, che sarà quel nucleo, è impazzito. Mi manca andare sulla... Come si chiama la... l'isoletta con la statua? Allora, questa è la capsula di salvataggio, io direi. Pianissimo. Ok, telecamera d'atterraggio l'ho danneggiata. No. Ok, vado subito a riparare. Subito, guarda, guarda. Voilà. Voilà. Dove? 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 Lì. Però io non ti preoccupare. Voilà. Non stavo andando così pianissimo. Ma sì, ma sì. Facciamoci un bel giretto sul mammoriapo di meteoriti, perché no? Ma raga, non ho... Ah, che scema. Avevo mutato gli alert. Rav Marco, grazie dei 28 mesi. Grazie mille, bentornato. Joachuan, grazie mille dei 3 mesi. Scusatemi tantissimo. Il giorno sulla neve anche. Crostino bagnato. Li ho mutati perché sono state regalate 10 sub e c'erano tutti gli alert. Ve chiedo scus. Che bel posto quello lì. Certo, andiamo proprio là. So, l'importante è che li vediamo, così possiamo almeno scansarli. Poi boh. Ok, qua la gravità è 0. Potrebbe essere questo dolce piccolo sentiero. Lì c'è un albero. Sono attirata dagli alberi, magari lì. Erano così presi che non se ne è accorto nessuno. Sono presissima anch'io! Dimmi dove è il sentiero! Ah, sarà questo qui? Credo, no. No, non mi sembra un sentiero, è solo una scanalatura. Però... in effetti non so come fa. Però seguendo l'equatore sarà sull'equatore, no? Non avrebbe detto circa e più o meno, le famose parole per descrivere una situazione in forse. Aiuto! Niente, scusate. Oh, 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 ci siamo! Quello mi sembra proprio un punto... Piano, 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 piano. Oh no, è coso quantico. Quindi devo... Aspetta. E come ci salgo, scusami? Che se mi giro sparisce. C'è una roba lì sopra. Azz. Aspetta. No? Ah. Adesso è lì. Dovevo salirci quando potevo. Segnale non identificato nelle vicinanze, cioè che intendi? Ok, prima devo tradurre qua. Sotto i tuoi piedi giace la torre della conoscenza quantica. Cosa? Perché vieni come... devo fargli una foto, assolutamente sì, devo fargli una foto.
Che parere, scusatemi. Poi dimmi di più. Se ti stai preparando per il tuo primo pellegrinaggio alla luna quantica, scendi la scalinata che porta all'ingresso sottostante. La conoscenza contenuta al suo interno ti aiuta nel suo viaggio. Dai, che ci sono le istruzioni dell'IKEA! Forza! Prendiamo sta luna quantica e facciamo la nostra. Cicchi Pebrine. La madonna. Vai, dimmi di più. Voglio sapere tutto prima di scendere. Adesso mi cadono i meteoriti addosso. Gli alberi si muovono. Gli alberi di questo bosco si muovono liberamente con tanto di fronde e radici. Tutto ciò non è normale, nemmeno per questo pianeta alieno. E io non li ho mai visti muoversi. Com'è possibile? Questo non è mai, non noi. Se qualcuno dovesse osservare questo preoccupante fenomeno, vi imploro di registrare qui le vostre testimonianze. O sono gli alberi a essere anomali o deve essere il mio cervello. Pluma ha ragione, questi alberi si muovono. Confesso di averlo notato finché non ho letto le tue annotazioni. Cosa? Quindi adesso mi trovo un albero che fa buh. È preoccupante, non si tratta solo degli alberi. C'è dell'altra materia in questa zona che si muove nel medesimo inquietante modo, come quello strano frammento di pietra. Ah, ok, mi fanno i piccoli jumpscare gli alberi, quindi. Aiuto! Quella roccia è particolare anche per un'altra ragione. Possiede una colorazione e una consistenza che non ho mai visto in nessun'altra parte su questo pianeta. La presenza di questo frammento di pietra è significativa. Dovremmo studiarla. Potrebbe essere la causa dell'insolito movimento anche degli altri oggetti nella zona. Quindi sono andati a studiarla e adesso ci devo andare sopra. Oh oh. Oh oh. Mamma. Wow. L'occhio dell'universo. Dimmi di più. Sono lì sopra io. C'è un coso che si muove. Eccolo, eccolo. È la luna quantica. Paura della morte, ho paura della morte, ho paura della morte. Aspetta, quindi. Oh mio Dio! Si muovono gli alberi effettivamente. E come salgo sopra io? Uscendo, non lo so, devo scendere? Devo scendere. Però volevo anche andare lì sopra. Vabbè, non vado ancora, vado prima giù, immagino. Ecco, è qui il sentiero, no? Sono sull'equatore, ci sarà il sentiero per scendere. Comunque confermato, nessuno di noi ci ha fatto caso finché non ce l'hai detto. Che succede? Ok. Ecco. Pellegrinaggio, andiamo a scoprire come funziona la luna quantica. Oh no. Am I still here? Ok. L'osservatorio sud. Ah, ci siamo arrivati, perfetto. Ingresso alla torre della conoscenza quantica. E qui è anche dove ci mettiamo a controllare le situazioni di vuoto di profondo rosso lì. Scusatemi, devo assolutamente capire anche qua cosa c'è. Oh no, questa roba mi spara da qualche parte. Mi spara di là. Ok. Ok. Ok, ok, aspetta, una roba alla volta. Una roba alla volta. Prima la luna quantica e poi tutto il resto. Aia. Forse da qua si fa. Ma gli alberi si muovono per schivare i meteoriti. Ma sai che in realtà non è neanche una cosa. Un'idea che non. La valuterei come idea, ecco. Qua si scende. Lì si sale. Ma non, siccome non c'è un buco, andiamo giù. Dove stiamo andando? Dove stiamo andando? A me serve l'osservatorio. Non voglio andare nel buco nero. Ah, ok. Meno male. Come vado lì? Sì, benvenuti in questo posto. Sopra si erige la torre della conoscenza quantica. Non ci puoi andare. Se sei qui per il tuo primo pellegrinaggio alla luna quantica, sali le scale e ottieni le ultime conoscenze necessarie per il tuo viaggio. Oh, ma andiamo! È uno scherzo! Il crocevia. Che faccio? Vado? Yeah.
Pensavo che mi sarei teletrasportata. Non avete idea di quanto io mi sento stupida. Bisognava attivarlo. Ti dicono sali e ti rompono la scala. Ma guarda questi. Cannone, sonda. Cannone, sonda. E tecnicamente hanno trovato, eccola lì, tecnicamente hanno trovato le coordinate dell'occhio dell'universo e ci hanno mandato una sonda. Vai, voglio credere che sia così. Sì, sì, no, lo so, Yuzam, è che devo essere in alto per arrivarci, capito? Quindi adesso ci riprovo. Perché dall'alto mi sono buttata in basso. Adesso invece, che lo so, che l'ho vista, posso arrivarci direttamente dall'alto con un bel saltone. La vedo ancora la sonda? Questa qua? Non mi ricordo, no, non mi pare. Cos'è questa? Quello è il buco bianco. Mia pizzeria, ma scusami, questo è il polo sud, questo è il polo nord, quello sta il polo sud, dov'è il mio amato equatore? Volevo atterrare sull'albero. Qua ci sta la capsula di salvataggio che non ci serve al momento. Scusami, dov'è il sentiero? Ho preso la tuta? Credo che a piedi sia meglio. Certo, ma pensavo di sapere dove fosse. Ok, invece no. Ma che cacchio. Mamma mia. Tra l'altro lì come ci arrivo? È quella cosa che mi spara i meteoriti addosso. Perché mai? Cosa le abbiamo fatto di male? Ok, buchi però, Eccolo, dai che arriva. Voilà, no, più vicino. Più vicino. Ok, non si può spostare più vicino di così. Ok, arriva. Basta un piccolo saltino. Ok. Ok. 3, 2, 1.
Palala. Buonasera. Perché qua posso stare senza ossigeno? Che figata. Io, Plume e Felix abbiamo determinato che questo tipico frammento di pietra è la ragione per la quale gli oggetti di questo bosco si spostano in maniera quantistica. Devi prendere la chiave dal muro dove hai letto per leggere solo pietra. Ah, no. Annotazione, da questo frammento proviene uno strano segnale. Curiosamente la nostra cara luna vagante emette lo stesso suono. L'unico altro oggetto che abbiamo osservato muoversi è la luna vagante. Suppongo che il comportamento della luna e quello del bosco siano collegati. Nella sua annotazione di prima, Felix menziona che questa strana roccia non si trova in nessun altro luogo su Vuoto Fragile. E se non ci fosse se non fosse originaria di questo pianeta? Ipotesi. Questo frammento quantico proviene dalla luna quantica vagante. Forse è un piccolo pezzo della luna stessa. Ho sentito che questo... Aspetta, c'è l'altro da... No. Ho sentito che questo segnale prodotto dal frammento proviene anche da profondo gigantesco, cuore legnoso e dai gemelli Clessidra. Supponiamo che ci siano dei frammenti come questo. Poi ti chiedo se puoi identificare il segnale di vicenza che mi uccide. Eccolo, frammento della torre, questo qua. Le oscillazioni quantiche, le stiamo più o meno individuando tutte, una alla volta. Perché prima era non identificato, mentre adesso ce lo siamo letto e abbiamo capito. Ce ne rimangono un pochino. Ma c'è qualcuno invece? Identificato. Allora, scendiamo. Dove si attiva? Pim, 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 pim. È un plot twistissimo. Non ci ho pensato che poteva esserci qualcuno. Devo attivarlo da qua. Oh mio Dio, non mi ricordo. Vai, vado a vedere. Faccio così e mi spara dove? Faccio così invece. Non ho capito, ma ho paurissima di prendere sto crocevia, quindi vabbè, torniamo di là, va là. È una distrazione e una paura continua. I meteoriti e poi c'è il buco nero. Oh mio Dio. Non riesco a ragionare. Magari questo è rotto. Mi sa che a me. Magari l'ho rotto io. Tranquilla, mi sguin. Poi sali, ok. Sta lì. Posso arrivarci in qualche modo. Il crocevia. Ok, vediamo se questo funziona. Bella! Quindi aspetta, così invece che faccio? Ok. No, pazzi. No, muoio. Muoio. Io ci morirò. Ve lo dico, muoio. Non guarderò mai in basso. Però che geni, cavolo. Geniale. Ok. No, no. 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 Dove sei? Grandioso, ottimo lavoro. Bene, immagino che cosa significhi che sono qui da un pezzo.
Bene, questo è vuoto fragile, ma probabilmente già lo sapevi. C'è un sacco di storie qui, è grandioso. Che ci fai qui? Sono qui per vedere la città sospesa. Sognavo di vederla con i miei quattro occhi fin da quando ero un sassolino. In questo sistema solare viveva una specialina molto tempo prima delle nostre. Come si può non voler vedere com'era la loro civiltà? Però tu probabilmente hai già saputo prima degli altri, vero? Ho paura dello spazio. Davvero, sorprendente più di qual... Ho paura dello spazio. Davvero, è sorprendente più di qualunque altra cosa essere qui. Vuoi sapere come ho raggiunto questo luogo lontano? Cadendo, inciampando su un cristallo gravitazionale. Ed è un miracolo che io sia stato... Che sia stato possibile atterrare in un luogo rilevato da piccolo scout come più o meno stabile, senza che mi risucchiasse quello che c'è sotto. Ho valutato la stabilità del terreno intorno a me usando piccolo scout e pare che si tratti del luogo con la migliore integrità di superficie. Perciò resterò qui finché non me la sentirò di proseguire. Ma basta parlare di me e dei miei problemi. Di certo non hai fatto tutta questa strada per sentirmi laterale. Sarebbe... Wow. Ah, oh mio Dio, voglio chiederti così tante cose. Un fofolino, come noi. Esatto. Era veramente un tizio che suona il banjo. Sì, è uno dei quattro lui. Abbiamo visto, cos'era? No, Sfrido, abbiamo visto Gabbro, Ribek, Felspato e poi ce n'è un altro. Ho scoperto qualcosa. Oh, forte, cos'è? Hamilton Road, the other 51. Ho trovato la capsula di salvataggio. Wow, quindi è probabile che i nomi siano giunti qui sin da qualche luogo al di fuori dal vascello. Esker, che fischietta. Esker è quello di Sfrido? Era anche lui? E certo, col tamburello. Che belli. Quindi è probabile che i nomi siano giunti fin qui da qualche luogo al di fuori del sistema e che abbiano avuto dei problemi quando hanno lanciato la capsula di salvataggio. Ma che tipo di problemi? Forse hanno visto esplodere tutto. E da dove hanno lanciato la capsula di salvataggio? Sto morendo dalla curiosità. Si tratta di una scoperta eccezionale. Spero che riusciremo a scoprire di più come e perché non mai sono arrivati fin qui. Ho visto l'antico insediamento. Non è incredibile? Non si capisce come l'insediamento possa essere ancora intatto e invece eccolo qui. Cose come queste ti fanno davvero apprezzare di vivere in un posto come Cuore Legnoso. Insomma, un posto che non sia costantemente bombardato da meteoriti, rocce e quant'altro. Ho visto la città sospesa. Hai scoperto la città sospesa? Ma è fantastico! Com'era? Favolosa, bellissima. Oppure faceva paura. Paurissima. I Numai hanno fatto delle città sospese il loro insediamento permanente qui su Vuoto Fragile. Era il loro insediamento più all'avanguardia. Ma perché abbiano deciso di costruire il loro insediamento più avanzato così vicino a un tu sai cosa? Proprio non capisco. Probabilmente per i Numai una cosa del genere aveva un senso. Insomma, magari il buco nero gli tornava utile per qualcosa. Ho visto la città ombra. Oh, vuol dire che c'è un'altra città di Numai all'interno di Gemello Braci. Ma è incredibile. Siamo alla seconda capsula di salvataggio. Un'intera città, io non avevo idea. Fantastico. Come hanno fatto con quella sabbia? Io avrei avuto una paura matta di morire nelle caverne a causa di quelle spaventose fiumi di sabbia. Caspita, i Numai non mancavano certo l'ingegno per esserci riusciti a costruire un insediamento sotterraneo. La città ombra. Wow. Tu sai cosa? Sì, sì, è tipo Voldemort. Non lo puoi dire. Ciao Assassin's Gamer. Buonasera Sir GP. Ciao ragazzi, ben arrivati a tutti. Non ci sembra con i capelli verdi, tra l'altro, col green screen. Che ore sono? Oh no. Dobbiamo parlare con lui e poi chiudere. Questo implica che c'erano due gruppi di Numai. Uno su Gemello Braci e uno su Vuoto Fragile. Ma i Numai devono aver viaggiato per tutto il sistema solare, visto che i loro scritti sono stati ritrovati anche su altri pianeti. Peccato però, siamo arrivati... È stato fighissimo arrivare fino a qua. Però adesso è più facile. Finiamo gli dialoghi e meditiamo. Ho raggiunto la cometa e... Oh, a tutto gli stiamo raccontando, il nostro viaggio. Perciò è così che i Numai sono scomparsi. Sì, è esploso lì dentro qualcosa. Questo è molto triste. So che è accaduto molto tempo fa. Tuttavia, per tutte le stelle, è una fortuna che non ci fossimo ancora evoluti per vivere sul terreno. E pensare che se la cometa non li avesse uccisi, le nostre specie avrebbero potuto condividere questo sistema solare. Sarebbe stato fantastico. Però se non avessi voluto studiare come sono scomparsi Numai, non avrei mai lasciato Cuore Legnoso. Non avrei mai scoperto questo luogo e non avrei visto tutte queste avventure. Capiamoci, lo spazio è spaventoso, ma a volte è il suo perché. Ho paura di morire con tutta quella salvia. Ci chiede, prima volta. Che carino. Quindi lui non lo sa. Basta. Cosa c'è da esplorare? Oh, wow. È Cassidy Skins. Dove non devi esplorare? Certo non nel buco nero. Quello proprio no. Il che è una sfortuna perché, sotto la crosta che si trova tutto il divertimento, incluso la città sospesa. Veramente meta turistica di tutti quanti. È poco più a nord, da qui si riesce quasi a vederla.
Al polo sud c'è anche una grande cupola chiamata l'Osservatorio Meridionale. Credimi, ho provato a entrare dalla superficie e non è possibile. Ma se come le altre strutture non mai della zona, il percorso per accedervi deve trovarsi da qualche parte sotto la crosta. Buona fortuna con l'esplorazione. Se scopri qualcosa su Nomai fammelo sapere, se ne parlassi, sempre che non ci sia un problema. Ok, tu che ci fai qui? Beh, mi occupo di archeologia, ricordi? Sono esattamente quello che ti serve in questo frangente, immagino, dato che al momento non ci sono altri esperti disponibili sul cuore legnoso. Voto fragile e ricco di storia Nomai, ecco perché sono qui. Questo pianeta è una vera e propria miniera per quanto riguarda cultura, storia e scienza. Se hai delle domande sui Nomai di voto fragile, non troverai un teporiano più ferrato di me. Insomma, voglio dire, dei Nomai ne so qualcosa, ecco, forse posso essere d'aiuto. Ok, ho scoperto tutto quello che c'è da sapere. A dopo. Grazie, bello. Carino. Che carinissimo. Quindi aspetta. Adesso che siamo qui... Carino, ruba carburante. Quella roba scende però. O sale, potremmo farla scendere. E io non ho ancora capito come andare lì. Libera. Mi farò una prova. Cosa? Come devo rimanere la torre? In che senso? Forse puoi riuscire a vedere la torre. Cioè? Devo tornare indietro? Zenart, grazie dei 2 mesi! Regaliamo sto abbonamento alla piccola Cibi Cibi Kive. Grazie mille! Super, grazie, bentornato. Giusto?
Oh mio Dio. Che paura. Aspettate. Ok, forse posso fare una cosa. Ok, posso andare in un supermercato che chiude dopo. Vai. C'è uno che chiude alle 22, vado lì con la bici. Troppo importante. Sposto un po'. Sì, no, nel senso, appena scopriamo questa cosa andiamo, però. Ehi, ehi. Quindi live intera? Probabile che comunque finisco un pochino prima, però. Voglio sapere prima questa cosa. Briscolina? Ma quel tizio non si sta tipo cagando addosso di brutto? Non è mega spaventato? Oh merda! Se non succede qualcosa in 3 minuti, qua è la fine! Spaventato che è di stucco. Io non so se posso andare a prendermi dell'ossigeno e tornare indietro. Sì, ma se non esplodi in 3 minuti è la fine. Devo andare a prendere dell'ossigeno. Beh, di sicuro non abbiamo un hitbox, questo è certo. L'attesa ripagherà. Credo siano 30 secondi. 60. Oh mio Dio, Telegram, oh mio Dio, non adesso. Ce la faremo? Siamo andati a prendere qualcosa da lì. C'erano gli alberi, c'era il nostro amico. Moriamo.
andiamo. 3, 2, 1. Dovevamo andare dal tizio prima e tornare. Sapevo. Trappalinox, grazie dell'anno di sub. Bentornato. Sto male pure io. Quindi però abbiamo aggiornato. Beh, possiamo dire che è stata un'azione mozzafiato. It's a deal. Però si può dormire al palo. Vai, voglio fare questa cosa. Voglio andare lì, dormire, svegliarmi e dire: che cazzo è successo a sto pianeta? Siamo pazzi. Lui che ci culla col banjo, che romantico. Pronto? Quanti messaggi uno dopo l'altro? Cosa succede? Scusate, ora devo capire perché non posso andare lì con la navetta. Perché lì c'è l'osservatorio. Oh, palala, eccoci, ci siamo. Ho capito comunque perché atterro sempre sugli alberi. Ah, mio Dio! Perché gli alberi si spostano e finiscono sempre sotto di me. È l'unica spiegazione. L'unica possibile. Così non avrei problemi di ossigeno. Non appena ci arrivi, perché bisogna aspettare che si distrugga un po' tutto. Quindi devo lasciare la nave qui, andare giù, dormire, e forse a quel punto è tutto un po' sfanculato. Alberi infimi bastardi. Va bene, dai, riproviamoci. Tanto possiamo saltare questa parte. Poi giuro, vado. Vedete le mie priorità? Le mie priorità non sono la spesa, sono finire sto pezzo di Other Wilds. Sono proprio un'adulta responsabile. Qualcuno prima ha chiesto: beh, intanto dici, come va? Tutto bene la casa? Io sì. Ma e non mi è ancora arrivata una fattura. Penso sia bimensile. Quindi lo scoprirò tra 2 mesi se sono stata brava a cui risparmio oppure no. Io il computer lo lascio spesso acceso. Quindi si può dire che non ho... Ah, ok. Si può dire che sul computer non sono stata attenta all'elettricità. La TV è a risparmio energetico. In realtà è una classe... L'ho presa di una classe energetica che risparmio. La lavatrice è la prima che faccio in un mese perché non sapevo come si fa, ma... Penso che ne farò poche, perché vivo da sola e ho tanti vestiti in realtà, quindi poi posso lavarli tutti in una volta. Qualcosa che non ho di sicuro è uno stendino. Non mi ha preso così tanto, vabbè, ma sì, ma manco Dark Souls mi ha preso così tanto, ma poi... Scomparso. Chi dà le carte?
Dai, inizio io. Uno. Alla fine è arrivata la forgia. Non sono arrivata alla forgia, ma secondo me siamo vicini a capire come fare. 8 minuti dovrebbero bastare. No, se ce ne vogliono 15. 2, 3, 7. Palla! 1. Ma no, Amish. Grazie, prende carta. Ambo, stai là. Sta lì, sta lì. Corowi, acchiap. Bugo. Boh, e chi ha la palla? Chi ha portato la palla e il frisbee? Pausa cannetta. L'abbiamo già fatta. L'abbiamo fatta una. La seconda pausa cannetta. Immaginatevi questo macello dove ognuno gioca qualcosa, tipo un, due, tre, stella, e giocano a sparviero, quindi in realtà ti stanno venendo a prendere tipo così a schiera, oppure c'è chi dà le carte però schiaccia le carte della scopa, e quindi bastone di 7 di bastoni, cuore, picche, cade, ragioniere che fa, batti lei, ah, congiuntivo. Lancio lungo. Facciamo 15 minuti, avevi detto. Direi che va bene ora. Ma mancano ancora 10 minuti. Cosa facciamo lì 10 minuti? Che è sto macello? Che è successo? Oh, non vi posso lasciare soli per un attimo, veramente. Scemini. Let's go. Non riesco a capire come può una cosa del genere essere così spaventosa. È un gioco, è finto. Eppure ho veramente le vertigini. Ma male. Ma anche in Minecraft mi capita in realtà. Ciao Shanks! No, perché? Non resettare, dove vado? Cosa faccio della mia vita? Dove? Non resettare. Non... e incessante. Darei di tutto per non provarlo. Qualsiasi cosa sia. Maledizione! Maledizione! Vai lì dentro! Ti prego! Aiuto! Ti prego, voglio almeno leggere! Aiuto! Il tuo dolore, la tua assenza. E fermati! Dare la tua assenza acuta e incessante. Darei di tutto per non provarlo. Qualsiasi cosa. Ma non potrei mai rinunciare al momento in cui ti ho conosciuto. Quel dolore sarebbe peggiore. Spero solo che tu stia bene, Kek, ovunque tu sia. Ma chi è? Chi è Kek? Che è successo? Chi è Kek? Dove sono? Non vedo niente, non capisco. Come ci si muove? Vabbè, poi che faccio? Faccio, esploro. Esploriamo, dai. Esploriamo tutto allora. Aia, aia. Forse riesco a fare qualcosa effettivamente. Piano. No, 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 no. La mia... La gravità! Perché? Perché non mi... Thank you.
fridge. Dicevo no, si è buggato, è successo qualcosa e invece sono i nostri 8 minuti di sonno. Forse hai aspettato troppo. Perché? Non ci basta l'ossigeno se non aspettiamo fino a quella cosa. O sbaglio? L'ossigeno non dura 22 minuti. Anzi. Dai, l'ultima. Questa è l'ultima, come quelle Fall Guys. Ci arrivavo l'ultima volta e poi sono molto stanca e devo fare la spesa. Quindi mi dico da sola di no. Nessuno mi sta costringendo, lo voglio fare. È che ho priorità e ho caldo. Penso che ti serve, già crollato. E quindi quanto devo stare? 12? Meglio che sto 12 minuti, forse. Alberi, oh mio Dio, oh mio Dio, porca miseria, sono maledetta, guarda, guarda che mi sono entrati gli alberi dentro, com'è possibile, com'è possibile la mia tuta, oh mio Dio, tutti gli alberi, quanto odio la natura, quindi se mi giro e mi rigiro, ok, non è ancora qua, stavo per dire, oh no, aspetta, e se mi portassero via la... Non ho parole, Roby, tu e io! Chi è? Andersons, grazie! È un po' che non posso, ma l'abbonamento è obbligatorio. Grazie mille. Aiuto, mamma! Qua una volta c'era della gravità. Poi basta. Ho deciso che no. E one, e two, e three. Oprala! Dai, andiamo avanti. Esploriamo questo posto. E va bene. E va bene. Si vede quando sono stanca. Si scende. Eccoci qua. Io che cosa? Perché mi odi? Chissà dove è andato il mio scout? Superficie 100%. Dove? Nel buco nero? È andato, com'è possibile? Poi per favore non ti rompi, grazie. No. Vabbè. Io ho pensato a Yeet. Prova a riposare 8-10 minuti stavolta, va bene. 10 minuti, fatta. Sarò velocissima, non vi accorgerete nemmeno che sto dormendo. Thank you.
oddio che paura. È la forgia, vascello, come cazzo si chiama quel coso? È quello? Si entra da qui. Ah. Osservatorio, cannone, disgelo e scuola per nomai. Per nomai che non deve chiedere mai. Ah, è quello. Fantastico. Laboratorio dei cristalli gravitazionali. Dove sta? Lo voglio vedere. Scendiamo a 7 minuti di riposo con questo. Molto figo. Perché questa cosa? Ok, 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 no, 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 per favore. Ok, credo di essermi caccata nelle mutande, ma... Con quale culo immondo? Si tira la leva della forgia e poi si va qui. Esattamente. Da sopra. Tira la leva forgia. Leva forgia. Poi tipo Benjo. Ok. Facciamo a 6 minuti stacco la live proprio. 5 minuti. Che ansia! Faccio 6. Facciamo 6. Facciamo 4. 6. Qua è tutto un casino, ti giuro, una volta era tutta campagna. Allora, è tutto rotto? No. Ah, giusto. Per favore, per favore. Dovremmo esserci con il nostro dolce ossigeno. Ci rimettiamo in posizione e preghiamo qualsiasi divinità in cui crediamo che qualcosa succeda. La torre la vedo ancora lì. Allora, intanto vi faccio un po' i cavoli degli esploratori. Chi c'è? Chi ci sta? Chi c'è lì? Allora, lì c'è Rebecca, il nostro bello Benjo. Dopodiché lì, no, lì, lì, lì c'è Gabbro che sta sulla sua maca e sa tutto. Poi vediamo. Basta? Si vedono solo loro da qua, no? Ah, c'è Felspato, eh? Eccolo lì. Non è ancora identificato però. A quando un bizzebre è una casa nuova? Presto. Cioè, prima devo fare la 24 ore. Poi c'è Cert. Poi dovrebbe esserci un fischietto di Esker. Eccolo, eccolo. Rinnovo comunque la mia convinzione che a un certo punto c'è tipo un allineamento degli esploratori e non sono su quei punti a caso. Vai tipo su... Vai talmente lontano nel mondo dove c'è l'occhio dell'universo, tipo, che guardando il sistema solare lo identifichi così e li puoi sentire tutti. Perché sono talmente lontani ma tutti compatti fra di loro che senti tutte le musiche e sai di essere troppo lontano da tutto il resto. Perché non è nel sistema solare l'occhio, ma prima o poi ci arriveremo. Secondo me grazie alla Luna. Perché basta chiedere alla Luna di fare le orbite intorno all'occhio dell'universo e ci arriviamo. Però non è chiaro. Come hanno fatto a fare orbitare la Luna intorno all'occhio dell'universo e a progettare quando l'avrebbe fatto e non l'hanno mai visto? Cioè... No, è nella Luna, però non ci posso ancora entrare. Devo essere nella Luna per fare queste cose allineare. Ed è dalla Luna che mi devo pilotare lì.
Quando sarà Super 24 ore? Finisco le ultime commissioni e poi ci siamo, perché lo studio non dico che è praticamente finito. Manca solo una scrivania in realtà. Ho aperto tutti gli scatoloni tranne la parte tradizionale, che voglio settare con tutte le spine. Quindi la Luna è una navicella. La Luna è un materiale quantico che ha 6 orbite. 5 sono nel nostro sistema solare. La sesta è quello che stiamo cercando tutti da tempo. Ragazzi, vi giuro, mi finisce il nuovo ossigeno, ma... Ok, no. Partite la canzone. Dai, dai. Dai. Ve lo dirò almeno 2 settimane prima, se non 3. Non ho fatto niente, ho fatto esattamente quello che mi è stato detto. La domanda è, che ho sbagliato? Allora, cerchiamo di capire. Che devo fare adesso? Qua ci sono già state per andare nei posti. Tra l'altro c'è questo pezzo che dovrei vedere in qualche modo. Dove sono adesso? Sono a vuoto fragile, ok? Quindi... Thank you.
Gemme lo braccio senza sabbia. No, non è vero. Quello senza sabbia. Dovremmo andare lì a un certo punto. Vediamo cosa succede se entriamo nel sole, però. Magari possiamo vedere dentro. Perché quello ci arriva prima di noi. C'è dentro il sole, no? Una volta che ci entri e non muori subito. Ok, allora entriamoci, let's go. Forse si interrompe, si rompe e basta. Allora, non so se si è buggato, ma abbiamo scoperto che dentro il sole c'è ancora la stazione che gira, quindi... in primissima fila, esattamente. Esattamente. Niente. Basta, devo veramente andare. No, era l'altro gemello. Ok, si era soltanto buggatissimo, allora. Facciamo così, la prossima volta... Perché... devo farla live, però, sta cosa. Posso scoprirmi da sole queste cose... Comunque ho capito, il senso era che andavo lì e poi potevo andarci quando la gravità era a zero. Però non ho capito, io sono rimasta perfettamente ferma dove c'era la gravità che mi traeva. Eppure quando si è staccato tutto non ero più attaccata lì e il coso è sparito. Ed era tutto buio. E sta roba mi ha fatto tipo un po' arrabbiare, tipo ok ma... Boh, quindi... boh, vediamo. La prossima volta no problem. Magari lo facciamo giovedì al posto di Far Cry. Sei scesa dalla piattaforma gravitazionale. Non mi ricordavo di essere scesa, anzi, dovevo proprio rimanere lì. Credo che guardando giù l'hai fatta sparire perché è quantica. E che devo fare? Non faccio una foto? Se lanci uno scout non ritrovi la posizione. È vero, potevo lanciarci uno scout però. Gnom. Mi sa che fai prima ad aspettare metà ciclo e andarci con la navetta. Non credo che fosse quantica, non dite cose a caso. A parte che no, infatti non è quantica, è un pianeta. La luna è quantica. Però ogni volta... Buggato, tu eri giusto. Che strano. Tirare leva della forgia e poi andare dal tipo del banjo. Questo si può fare giovedì perché domani si gioca Fall Guys. Va bene, bene. Abbiamo tanto materiale. Mi scrivo quali cose da fare. 1. Tirare la leva della forgia e poi 2. Che è questo rumore? Ai, ai. Aspettare per l'osservatorio. Quanto è bello dire quantico. Che faceva che l'altro poi viene dentro il buco in quel momento se dovuto andare su. Infatti. Fabio, grazie della tua sub, benvenuto. Va bene, ma ci siamo capiti più o meno. Abbiamo due obiettivi per giovedì e qua rimangono. Dopodiché vi ricordo che... Casalti che fa le battute. Dopodiché vi ricordo che, ragazzi, purtroppo, cioè... Purtroppo per la live, però che bello per me. Grazie, ho sbagliato tutto. Basta, ti prego. Ho bisogno di fare la spesa. Si sono viste un bel po' di cose. Con questa musica poi è bellissimo fare un ride. Vi mando subito i termos. Fate il pre-live con loro. Io devo scappare subito. Molto bello.
molto bello anche oggi, davvero. Vado giusto sulla mappa per vedere quante cose abbiamo sbloccato. Anzi no, la prossima volta, giusto, non lo faccio, perché sennò la... cioè così mi fa vedere tutte le novità almeno. E ci vediamo giovedì. E vi ricordo appunto che venerdì, sabato, domenica e lunedì non ci saranno in live, perché me ne vado in Sicilia dai miei dolci nonni. Quindi, dalla mia dolce nonna. Quindi faccio questa mini vacanzina, sperando di poterne fare di più in realtà più avanti. Però sì, mi raccomando, prendi roba bio. Sì e no, perché mi scade subito, quindi dovrei fare la spesa ogni 2 giorni e devo lavorare un sacco, non posso farlo. Quindi non ho bevuto niente oggi, oh no. Ci vediamo domani. Dite a Thermos che li saluto, li abbraccio. E qualcosa che faccia rima con abbraccio. Un saluto, un abbraccio e poi fate la rima voi, che siete dei poeti. Ci vediamo domani, ragazzi. Passate una bellissima serata e pensiamo attentamente a quello che è successo oggi, che ci stiamo avvicinando sempre di più alla soluzione, secondo me. Ciao! Bye bye! A casaccio, abbraccio.